Sanremo. Bello ritrovare qui a Radio Bruno i Moda. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Partiamo subito dalla domanda classica sanremese. La canzone, quando è nata? So che comunque mostra un lato molto molto intimo, particolare di te, Checco. Eh beh sì, per forza di cose nasce da una fragilità, da un momento di fragilità importante della mia vita, ma che spero poi porti quel senso di riscatto, quella voglia di ritornare dopo aver toccato il fondo a rivedere la luce, perché poi comunque la depressione ti porta a toccare il fondo, quando tocchi il fondo puoi solo risalire, basta avere comunque tanta buona forza di volontà, non vergognarsi, parlarne, perché è la prima cosa. E quindi sai, portare questa canzone al festival nasce anche dal fatto che in qualche modo si vuole parlare di una malattia che è sempre stato un tabù e di cui si parla poco, ma che è molto diffusa, per cercare di aprire insomma il cuore di tutte quelle persone che magari ne soffrono, che si vergognano a parlarne e che hanno bisogno di un aiuto magari anche da parte del loro cantante del cuore, no? Perché magari loro ti vedono sempre forte, come se fossi un supereroe. E invece se tu metti a nudo magari anche le tue fragilità, come in questo caso quella della tua malattia, della depressione, magari si sentono meno soli e si riesce a umanizzare la cosa, riesce a renderti più umano possibile di fronte a loro e mettersi sullo stesso piano delle persone, credo che sia molto importante, perché poi alla fine io quello che ho sempre cercato di fare nelle canzoni è di raccontare la quotidianità, no? L'amore, l'amicizia, il sesso e tante cose, e nella vita, nella quotidianità purtroppo accadono anche queste cose. Per cui Lasciami è un grido di speranza, è sicuramente in questo momento positivo, perché la cosa più importante quando vivi una situazione del genere è per curarti. Non basta soltanto un farmaco, che ci vuole assolutamente, ma ci vuole anche tanta buona forza di volontà affrontando le proprie paure. Io in questo caso sto affrontando Sanremo, che è una delle cose che più mi mette terrore, e spero sia, ripeto, di essere d'esempio per cercare di far accendere quella fiammella magari dentro queste persone, per cercare di portarli a reagire in qualche modo. Un festival che comunque mette al centro la musica. Sì. Mai come prima, Siamo accorti quest'anno che, devo dire, le cose sono veramente cambiate negli ultimi anni per il festival. Abbiamo visto una spettacolarizzazione notevole, anche ieri sera quando abbiamo fatto la passeggiata sul green carpet, è stata una cosa, non mi aspettavo una cosa del genere, un'organizzazione, un entusiasmo, una preparazione, e poi le canzoni. Leggevo ieri una cosa. Qualcuno ha notato che a volte negli ultimi anni sta capitando che gli artisti vadano a Sanremo senza avere un album, che questa è una cosa secondo me giusta a volte, perché comunque se tu credi nella canzone, credi in quello che sei, in quello che vuoi misurarti, hai la possibilità di stare su questo palco, come abbiamo fatto noi quest'anno tra l'altro, perché non abbiamo un disco da promuovere in questo momento, siamo noi che fanno i Moda e ci portiamo dietro la nostra esperienza. In questo modo la canzone è veramente protagonista, e se il festival la supporta diventa una cosa bellissima. È logico, è giusto che nel passato tu abbia avuto, magari tu dovevi avere un disco da promuovere, chiaro, vai a Sanremo, qual è il miglior mezzo? Ma si è notato che a volte non capita, perché al centro c'è la canzone, c'è l'artista e quello che rappresenta, che può essere teatro magari, può essere personaggio come è giusto che sia nella musica, nello spettacolo, come può essere una persona magari nuda, come Checco per esempio quest'anno, che canta una cosa, che lui è nudo davanti alla gente con le sue fragilità, che è più nudo di così. Cioè può esserci il grande personaggio, ma può esserci anche l'autore nudo, capito? È questo il bello. E questo è il bello di Sanremo, l'orecchio tra l'altro di Amadeus che ha selezionato tutte queste canzoni in gara. Mi togliete una curiosità, nella serata dei duetti che sarete con le vibrazioni, ma chi suona che cosa? Chi canta? Quanti siete sul palco? Non è stato semplice, Ma diciamo, se chiediamo la sezione ritmica. Sì, è stato diciamo un parto. No, in effetti a livello prettamente tecnico c'era appunto la difficoltà di suonare due bassi, due batterie,
che non sto qua a spiegare, insomma, però problemi tecnici. Però alla fine pensiamo di aver trovato la formula giusta, e soprattutto anche il fatto che negli ultimo mese ci siamo molto frequentati con i ragazzi, e quindi si è creato comunque un ottimo feeling, e secondo me questa qua l'abbiamo percepito suonando nelle prove. È proprio uscito questo ottimo feeling. Anche a tavola devo dire che... Ma ragazzi, anche facendo un cin cin, perché no, conoscendo ragazzi, Francesco... Francesco, vieni più tardi possibile, mi raccomando, perché noi siamo i Beehive in confronto a loro, sugli Iron Maiden praticamente, capito? Cioè io... Ma non ti vedo con il ciuffo di Mirko, però... No, non ancora, magari lo faccio venerdì, lo faccio rosso, magari. Me lo faccio fare da mia figlia che arriva. Fare, sì, si può fare. Tanto è più di parrucchieri a Sanremo, quindi... No, ragazzi, invece dopo l'esibizione, quale messaggio sarà importante, quello che subito chiederete, non so, come sono andato, com'è andata? Subito chiamerò Giugiu e mia moglie, subito. Mamma e papà sono già qui a Sanremo, poi chiamerò i miei fratelli, insomma, con calma. Tanto ci esibiamo per secondi domani, per cui siamo belli tranquilli da quel punto di vista. Insomma, abbiamo tempo di trovare gente sveglia. Perché è lunga, eh? È lunga. Ci vuole un caffè doppio per vedere tutto quanto. Meno male che suonate bene. Sì. Allora ragazzi, siamo felicissimi davvero di avervi ritrovato, non vediamo l'ora di vedervi sul palco, di emozionarci con questa bellissima canzone. Grazie Checco per questo regalo immenso che ci hai fatto. Grazie a voi, ma figurati. Grazie ragazzi. Bruno. Imoda. Un abbraccio a tutti. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.